labirinti mentali, amicizie pericolose e un'ossessione che vi farà trattenere il respiro. Non è il riassunto di un mio classico venerdì sera, ma è quello che si può definire un super mini pitch di Quello che non so di lei, un thriller psicologico del 2017 diretto da Roman Polanski. Quello che non so di lei è basato sull'omonimo romanzo di Delphine de Vigan e racconta la storia di Delphine, una scrittrice di successo, alle prese con un dilaniante blocco creativo. Esattamente lo stesso con il quale mi ritrovo a convivere ogni giorno quando mi ritrovo a scrivere queste recensioni, dai. Comunque, un giorno la nostra protagonista, mentre sta firmando le copie di un suo romanzo che ha venduto tipo più di Fabio Volo, incontra lei, diminutivo di Leila, una donna affascinante e misteriosa che diventerà presto la sua ossessione. Su un ultimo piccolo sforzo per una sua grande ammiratrice. Poi si riforma la fila e devo ricominciare a firmare. Con discrezione, nessuno la vedrà. Un'altra dedica e mi spezzo in due. Mi creda davvero? Che delusione, vengo da così lontano. Ve lo dico subito. Se vi piacciono quei film un po' claustrofobici e ansiogeni, prima di tutto fatevi qualche domanda. E poi vi dico, bravi, avete vinto Quello che non so di lei, che è sicuramente il film che fa per voi. Perché la nostra Delphine si ritrova imprigionata dal suo blocco creativo e dalla pressione di dover assolutamente scrivere questo secondo bestseller. Ma dall'altra parte c'è Leila, che sembra essere un labirinto di ambiguità e menzogne. Non è che mi puoi ospitare per una o due settimane il tempo di trovare una casa? Ho pensato ora che la camera dei tuoi figli è libera. Ma certo. Ora, non voglio rovinarvi la trama, che, diciamolo, non è che, soprattutto il finale, si poteva fare di meglio. Ma vi posso dire che Roman Polanski dimostra ancora una volta la sua capacità innata di creare atmosfere opprimenti e claustrofobiche. Ho una cosa importante da dirti. No, io ho una cosa importante da dire. Hai mandato una mail a tutti i miei amici chiedendo di non contattarmi. Ma certo. L'ho fatto per te, per evitare che ti distraessi. Sono qui per questo. Quello che non so di lei è sicuramente un film intrigante e coinvolgente. Non è un film per tutti, ok, ma se vi piacciono i thriller psicologici, le atmosfere cupe e i labirinti in cui perdersi, allora date retta a uno scemo. Non vi pentirete di aver schiacciato play.